Si chiama Ahmed Tomui, è un uomo marocchino che vive in Spagna. Ha passato ben 15 anni della sua vita in carcere da uomo innocente qual era. Infatti era stato incriminato per stupro, in realtà non era lui colui che stuprò una persona, ma lo stupratore era libero di fare tutto ciò che voleva. La corte, infatti, iberica della Spagna ha annullato la condanna a carico dell'uomo in questione a 24 anni di reclusione per violenze sessuali, oltre 3 decenni dopo la sbagliata e errata sentenza di condanna. I media spagnoli fanno sapere che la vita di quest'uomo è stata letteralmente presa e accartocciata, buttata dentro ad un lavandino. A 72 anni di età ormai è avanzata, disoccupato, costretto a vivere in una baracca in un paese sperduto della Catalogna, in questa regione così famosa della Spagna. Fu arrestato nel 91 con un connazionale, accusati entrambi di stupri e furti. Poi ci fu la condanna, si è scoperto poi solo dopo, in seguito, dopo tanti anni, che lui era innocente, non era un creatore di stupri, e lo stupratore era libero e tranquillo e sereno. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Insomma, giustizia l'uomo richiede e vuole che sia fatta giustizia. Non si sa se troverà se tornerà ad avere una vita felice, serena e tranquilla, certo è che si troverà in una condizione devastante. Ciao, da Narrato Italiano.